Una visione inaspettata. Un imponente edificio in cemento armato, ormai stato di abbandono. Questo singolare edificio, chiamato anche catamarano, fu fatto costruire nel 1937 dal principe Giovanni Tollonia come rifugio privato. Il principe raggiungeva il suo catamarano motoscafo dalle sponde del lago di Traiano, godendo di un'oasi di pace lontano dal caos cittadino. Dopo la morte di Giovanni Tollonia, la struttura fu ereditata poi da Sforza Cesarini ed in seguito, con l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, l'edificio venne occupato prima dai soldati italiani e poi da quelli tedeschi, che provocarono grossi danni anche all'edificio. La struttura, seppur abbandonata, conserva un fascino magnetico. Un tempo, una residenza esclusiva. Oggi, un monumento al tempo che passa. Oltre al suo valore architettonico, il catamarano assume un significato particolare se lo si inquadra nel suo contesto storico. La scelta di questa forma, insolita per un edificio residenziale, potrebbe essere un riferimento ai viaggi in nave del principe, o un omaggio al futurismo, movimento artistico di quegli anni. Ma al di fuori della sua ispirazione, il catamarano del principe Tollonia rimane un luogo enigmatico e suggestivo, capace di catturare l'attenzione e stimolare la fantasia. Un vero e proprio romitorio moderno, immerso nella natura, che ci invita a riflettere sulla fugacità del tempo e sul fascino del mistero.